Quindi faremo questo qua, questo percorso qua per arrivare a Marileva 1004 attraverso il bosco. Lo facciamo assieme. I paletti indicano la strada, cioè se tu ti stai perdendo in mezzo al bosco hai questi paletti col colore del cartello che ti dice insomma dov'è il sentiero giusto. Allora ragazzi, abbiamo appena superato anche il primo ruscello. Questo è un sentiero che conosco veramente bene, ma niente ragazzi, proprio dura e vi dico la verità, non sto trovando, guardate, cestello è vuoto. Zero, deve essere una zona che quest'anno sta dando veramente poco. E niente, continuo a passeggiare, mi godo la natura. E basta, è l'unica cosa che posso fare perché sinceramente c'è niente. Zero funghi per il momento, però va bene, eh. Comunque sono passeggiate che fanno bene alla salute. Guardate che spettacolo sto torrente. Guardate. Qui dopo vi farò vedere un altro torrente che è più avanti. E ogni tanto in questi torrenti qua sbuca qualche trotina. Sono delle marmorate che hanno immesso, molto piccole, che hanno immesso per la ripopolazione, visto che le trote risalgono le correnti, questo poi sfocia nel noce, si confluisce col noce e quindi insomma questi torrentini servono a quello, ecco insomma. Ecco, qui siamo più avanti e vedete ad esempio quante cascatine, che bei torrenti, l'acqua è purissima, è veramente bellissimo. Vedete? Qua c'è un fiume più largo, no? Un torrentino più largo e vi assicuro che qualche marmorata è passata. Non so se la vedete, ma sono piccolissime, però bello da vedere, dai. Ci sono arrivato stremato. Il sentiero in sé non è difficilissimo, anzi secondo me è molto facile, ma ho tagliato un po' appunto in cerca di funghi. Infatti adesso taglio verso l'alto e torno giù. Sarà massacrantissimo. Speriamo di trovare qualcosa. Finora il raccolto è 4 finferlini. Proprio miseri, però vabbè, insomma, fa niente, per il momento va bene così. E quando tutto sembrava perso e raccolto, come vi ho fatto vedere nella foto, era piccolissimo, tacchete, tornando a casa, una mazza di tamburo per fare un'altra cotoletta spaziale. Yes!